Ma in parte tutto sommato non lo è. Ci sono stati esseri umani che sono stati capaci di star soli tutta la vita. È chiaro che pochi esempi non fanno dottrine. Tuttavia la cosa è possibile. Però io escludo che possa essere una condizione normale, certamente non è naturale, dicevo. Però è chiaro che tutto può essere possibile. Ma vedi, il riferimento a cui io mi riferisco è un riferimento di tipo psicologico o di tipo, se vogliamo, spirituale, ontologico, eccetera. È vero. Molti esseri umani che sono vissuti soli, però poi si sono riferiti a qualcosa, magari a Dio, magari allo spirito. L'eremita, il santo eremita, bene, si collegava con Dio, molte volte con lo spirito, molte volte dentro se stesso, udiva voci, pensava di far bene, si metteva in cammino in cerca di una meta. Ecco, la solitudine assoluta come vuoto è pura patologia e quindi non è concepibile. Però se parliamo di solitudine nel senso spirituale del termine, e cioè come collegarsi a Dio, il discorso ovviamente è già diverso. Ma siccome l'uomo non è deputato a fare queste cose, ritorniamo un'altra volta per un momento nella realtà. Lo spirito non viene in terra per fare la vita dell'eremita e per star solo. Questo è sempre il punto, diciamo, della questione. Ma viene per vivere l'esperienza del diverso. Ecco, in base al discorso che ho fatto prima, ora riuscite a capir meglio. La vita del diverso da sé in quanto spirito, e cioè la materia, che è un diverso dal sé spirito. Questo tipo di esperienza gli è utile perché crea nello spirito una serie di passaggi anche conoscitivi e che lo aiutano a capir meglio quella che è la funzione dell'universo. Perché è vero, noi abbiamo detto, lo spirito trova in se stesso, ma lo spirito trova in se stesso anche verificando il diverso da sé, l'altro da sé, che nella fattispecie è un diverso materiale, che naturalmente incontra, che sente e che deve conoscere, ovviamente. Lo spirito ha l'istanza naturale alla universalità e come tale egli si appropria e cerca sempre di appropriarsi di quella conoscenza spirituale, che ripeto ancora è una cosa diversa dalla conoscenza culturale, di quella conoscenza che in fondo possiede anche Dio. Questo tipo di somiglianza lo porta a ripetere e a ripercorrere la creazione a segno inverso. Dio ha potuto trarre da sé e ha creato l'infinito. Lo spirito attraverso l'infinito vuole ritrovare il segno di Dio e quindi il se stesso. Ma naturalmente l'operazione mentale, che nello spirito è spirituale, che nell'uomo quando si svolge invece è mentale, è comunque la conoscenza di tutto il meccanismo universale, sia nel suo aspetto strettamente delle leggi e dei principi, e sia nelle applicazioni che questi principi e queste leggi hanno. Perché per molti aspetti il percorrere l'universo sino al principio equivale alla conoscenza dello stesso meccanismo che da Dio ha portato alla realizzazione dello spirito. E poco importa se la via usata è l'una o l'altra, lo spirito usa tutto l'universo perché tutto l'universo fa parte del mondo di Dio, in fondo. E quindi, tra l'altro, quello che hai detto poco fa è anche un'altra dimostrazione indiretta del fatto che lo spirito non raggiungerà mai, appunto, Dio.
torniamo nel discorso un po' anche temporale, cioè per quando si parte, ecco, il momento della creazione non esiste, questo momento non ha tempo, non c'è un inizio, e quindi non essendoci inizio anche il cammino inverso non ha una fine, evidentemente non può ricollegarsi a qualcosa che non ha avuto inizio. Certo. Ma anche questa immagine di un Dio che si trova da una parte dello spirito, ecco, che si sì, trova davanti, sì, vero? Anche la separazione, appunto. È una bruttissima immagine, la separazione spaziale. Non stanno così le cose, non stanno proprio così. La separazione di qualità, lo stesso. D'altra parte, se io vi dicessi, ma Dio è anche qui, e noi stiamo discutendo di Dio, certo, in Dio, certo, voi restereste un po' sorpresi e scettici, perché ovviamente dov'è mai questo Dio? Chi lo sente questo Dio? Non se ne avverte nemmeno la presenza. Eppure, e ci troviamo in questa condizione, e stiamo discutendo di Dio in Dio. Dio non sta da nostra parte, siamo dentro